Gli uomini dell'arma hanno chiuso le indagini su numerosi furti e raggiri commessi in città dall'inizio dell'anno, che hanno visto come vittime anziani, disabili, donne e minori. L'autore dei crimini seriali è Grinane Nabil, il 31enne già in carcere dal mese di agosto, quando i carabinieri avevano scovato nascosto in uno stabile abbandonato, dopo che in meno di 48 ore aveva messo a segno due rapine notturne, una delle quali ai danni di una ragazza che durante l'episodio fu oggetto di attenzioni di natura sessuale da parte del malvivente. L'indagine dei carabinieri di Faenza non è stata facile perché è stato necessario passare al setaccio tutte le denunce dei furti, dei borseggi, dei raggiri commessi in città dall'inizio dell'anno, prendendo spunto da un indizio comune a tutti gli episodi: la vulnerabilità delle vittime dovuta alla loro età oppure al particolare coinvolgimento emotivo, motivi che hanno reso più difficoltosa la ricostruzione dei fatti, le fattezze dell'autore. Alla fine, il meticoloso e paziente lavoro dei carabinieri della stazione di Faenza principale e di quella della stazione Borgo d'Urbecco, sotto il coordinamento del nucleo operativo e radiomobile, ha consentito di produrre all'autorità giudiziaria concrete fonti di prova, fra cui anche le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza che hanno agevolato i riconoscimenti delle vittime, portando all'identificazione del 31enne Grinane Nabil, clandestino originario del Marocco e senza fissa dimora, noto sia per il suo curriculum di precedenti penali sia per la sua indole delinquenziale così spiccata da non risparmiare nemmeno persone affette da gravi disabilità. È il caso per esempio di un 45enne tetraplegico che nel mese di aprile di quest'anno era stato avvicinato da Grinane Nabil in piazza Lanzoni all'uscita di un supermercato. Lo straniero, dopo aver rassicurato la vittima, facendogli credere di conoscerlo molto bene, gli aveva proposto l'acquisto di un apparato elettronico che, collegato con il telefonino ed il dispositivo Bluetooth, già in uso al disabile, lo avrebbe agevolato nelle comunicazioni. La vittima aveva subito rifiutato quella proposta, tuttavia si era trattato soltanto di un espediente utilizzato da Grinane Nabil per avvicinarsi al disabile e approfittare della sua totale impossibilità di muoversi e di reagire per rubargli proprio il telefonino che aveva sulle gambe, l'unico mezzo che aveva per comunicare tramite Bluetooth. Ma quello non fu l'unico episodio durante il quale Grinane si distinse per insensibilità nei confronti delle vittime. In quello stesso periodo, infatti, fra le sue vittime anche un 83enne costretto all'uso delle stampelle. Il malvivente lo aveva avvicinato all'uscita del bar dove l'anziano era solito ogni mattina fare colazione e leggere il giornale. Quindi, appena l'uomo era salito sulla propria auto, il 31enne extracomunitario gli aveva chiesto un passaggio in ospedale, facendogli credere di avere necessità di una visita urgente, chiedendogli in prestito qualche spicciolo per pagare il ticket. In realtà, anche quello era stato un trucco per vedere dove l'anziano custodiva il portafogli. Infatti, dopo aver convinto l'83enne ad accostare per farlo scendere, Nabil si era impossessato del portafogli e si era dato alla fuga. Un mese prima, invece, sempre Grinane aveva messo a segno un furto con destrezza ai danni di una 38enne faentina che era stata avvicinata nei pressi di un bar della zona autocorriere, lungo Viale delle Ceramiche. La donna quella mattina aveva lasciato un attimo la sua giacca appoggiata sulla sedia del bar, tuttavia il 31enne aveva seguito tutti i suoi movimenti ed era riuscito a sfilarle dalla tasca le chiavi dell'auto parcheggiata nelle vicinanze, dopodiché l'aveva aperta e ripulita impossessandosi del portafogli, di un telefono e di altri oggetti. Un altro furto di telefono cellulare era stato commesso da Grinane sempre nel mese di aprile ai danni di una 25enne che, mentre si trovava nei pressi di Piazza San Francesco a Faenza, era stata avvicinata dal 31enne extracomunitario che in sella ad una bicicletta glielo aveva strappato di mano. La stessa sorte era capitata ad un 15enne che presso l'ufficio postale di Via Naviglio era stato avvicinato dal magrebino che gli aveva chiesto di fargli fare una telefonata, quindi appena ricevuto il telefonino era scappato in bicicletta. Il malvivente non aveva risparmiato nemmeno gli esercizi pubblici. Infatti, sempre nel mese di luglio, all'apertura di un bar del centro città, approfittando del fatto che la proprietaria si trovava da sola, era riuscito, senza farsene accorgere, ad aprire il cassetto del registratore di cassa, impossessandosi di circa 120 euro.
Ma non erano solo i furti i reati più congeniali a Grinane Nabil. Dal mese di gennaio al mese di maggio 2015 aveva tentato più volte la truffa del falso incidente stradale ai danni di donne ed anziani che solitamente aspettava nel parcheggio dell'ospedale o nei paraggi di supermercati della città, dove simulava di essere stato investito dalla loro auto durante la fase di manovra, chiedendo una cifra di denaro come risarcimento, in cambio garantendo che non avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e quindi non avrebbe avviato la procedura risarcitoria con l'assicurazione. Vista la lunga serie di arresti e denunce a suo carico, i militari dell'arma nel mese di giugno 2015 gli avevano anche notificato il provvedimento di divieto di ritorno a Faenza, emesso dal questore. Tuttavia il 31enne aveva continuato imperterrito a violarlo, senza alcuna remora, dando prova di una preoccupante escalation della sua pericolosità sociale. Giunto al culmine del mese di agosto, quando Faenza aveva messo a segno le due rapine, una ai danni di una donna sotto minaccia aveva tentato di baciare, che avevano portato i carabinieri a dare inizio ad una vera e propria caccia all'uomo, tramite serrate ricerche nei casolari abbandonati e luoghi abitualmente frequentati da senza tetto, fra cui un'ex clinica privata dove era stato rintracciato ed arrestato. Il pubblico ministero, dottoressa Cristina Daniello, dopo aver avallato le conclusioni investigative prodotte dai carabinieri di Faenza, ha proposto al GIP Pier Vittorio Farinella l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che i militari dell'arma hanno notificato a Grinane Nabil alcuni giorni fa, raggiungendolo presso la casa circondariale di Modena, ove era stato trasferito successivamente al suo arresto di agosto. I capi di imputazione che gli sono stati contestati vanno dal furto aggravato al furto con strappo ai tentativi di furto e di truffa. Il GIP ha motivato la misura carceraria a carico di Grinane Nabil ravvisando un grave pericolo di reiterazione e giudicandolo impressionante la serie di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ma soprattutto ha definito riprovevole la sua tendenza a scegliere come vittime dei reati le persone più indifese per l'età o per problemi fisici, pertanto più facilmente aggredibili. Francesca Diletta per Faenza Web TV.